andiamo poi nel vivo del discorso del cereale, vedendo la prima fase che è quella della semina. Abbiamo la fortuna di avere con noi un vostro compaesano che appunto può farvi vedere proprio con i vostri occhi, insomma, no? La semina vera e propria. Lasciamo a Luca l'onere di spiegarvi quello che oggi andrà a fare. Ecco, allora ciao a tutti. Ciao. Io volevo però spiegarvi un attimo della storia, perché secondo me la storia è quella che ci consente di essere. Cioè, una persona, un popolo è quello che la sua storia gli consente di essere. Allora, questo frumento che andiamo a seminare si chiama San Pastore. È un frumento storico, è un frumento che ha un basso contenuto di glutine, un W30, è un grano, diciamo, antico. È stato fatto da un genetista che si chiamava Nazareno Strampelli nel 1929 e ha dato il nome al San Pastore, il nome della sua azienda che aveva. In Italia c'era molta fame e i grani che c'erano non producevano abbastanza, facevano dai 15, 17, 18 quintali a ettaro. E poi adesso questo qui noi lo facciamo perché in collaborazione col Tecchioli, che è sempre stato molto attento, e lo facciamo perché lo facevano anche i nostri padri. Poi un grano che si presta bene per gli intolleranti, e allora dopo questi grani poi li hanno abbandonati, sono andati avanti con grani più forti, che rendono di più, che non fanno più i 20 quintali a ettaro ma ne fanno 70-80, però hanno di conseguenza un glutine molto alto, un W molto alto, anche 400. Cosa è successo? Che ai contadini non pagano bene il grano, perché hanno spostato nei concimi, per esempio negli azoti, e questi azoti hanno aumentato ancora di più il glutine. E poi un'altra cosa, seminando sempre il grano negli stessi campi, perché non c'era motivo di fare le rotazioni come facevamo noi con le patate, l'erba, il grano, le patate. Cosa succede? Che seminando sempre negli stessi campi, le erbe infestanti si selezionano, perché trovano il tempo abbastanza per crescere e si selezionano quel tipo di erbe. Allora hanno inventato i diserbi selettivi, cioè è un diserbo che va sulla pianta, selettivo, dunque non fa morire il grano ma fa morire le erbe. Allora, questi diserbi selettivi, questi concimi azotati, hanno fatto sì di alzare il glutine, poi anche hanno fatto sì che nel fare le farine, quando il panettiere fa il pane o le brioche, si lamenta perché non lievita bene, allora buttano gli additivi perché lievita. Cosa è successo? Additivi di qui, additivi di lì, e il glutine che si alza, i concimi organici, diserbi selettivi, hanno fatto sì che noi, mangiando queste cose pian piano, ecco che allora uno diventa celiaco e dopo è un problema per tutta la vita. Se voi invece vi abituate a mangiare grani dove magari costano, però perché si produce meno, però non sono sfruttati, hanno un glutine basso, un glutine basso, e non correte a questi. Allora andiamo al dunque. Il grano qui è stato conciato perché nella semina c'è un... Magari lo può spiegare Bertoldi. Sì, allora, per fare in modo che la germinazione del grano avvenga, come dire, in maniera sicura, no? Per dar luce a una pianta sana, robusta, bisogna fare in modo che il seme non venga aggredito, no? Subito da fungi, da microorganismi che si possono trovare, se ci sono naturalmente nel terreno, dappertutto. No? Allora, per proteggere la piantina nelle primissime fasi, adesso che si ricorre alla concia. La concia potrebbe praticamente mettere nella semente un prodotto, in questo caso fungicida, no? Per contenere appunto lo sviluppo di questi funghi che possono venire dal piantino. Allora, ci sono dei prodotti fungicidi di sintesi che in agricoltura, se si definisce agricoltura biologica, non si possono usare, no? E che vengono usati nella agricoltura convenzionale, nella stragrande maggior parte dei frumenti sono compatti, no? In agricoltura biologica è ammessa la concia con lo rame, no? Ecco. E qua c'è una macchina, anche se la tata comunque è molto funzionale, per la concia di grano. Allora, qua vedete che ha questo colore in azzurro che è dato appunto dalla rame, no?
questa qua c'è una stravoggia collegata con degli ingranaggi che servono per dosare la quantità giusta di seme che andrà interrato e andrà a finire in solchi abbastanza vicini uno con l'altro e una certa distanza fino all'altra. Le macchine normalmente si possono tarare, cioè tu riesci a dosare a quantità di seme che vuoi. Questa qua è una semina di precisione, a righe, a file di precisione. Una volta non si faceva così, si faceva a spaglio. Ci vuole pratica per la semina a spaglio, no? Quindi tu lo dai inizialmente in una direzione, poi ti incroci, no? Così incrociando bene o male cerchi di uniformare la presenza del seme su ogni metro quadrato di superficie, no? Ecco. Quindi la semina a spaglio ha questa caratteristica di non essere molto precisa. Quella fatta con la seminatrice di precisione è molto più precisa, no? Ok? Seminando a spaglio, dopo per fatto di cose, si dovrà interrare, perché altrimenti il seme di per aria, prima cosa, c'è il rischio che gli uccelli passino e se lo beccano, e se lo portano via, quindi rimani senza, no? Seconda cosa, c'è il fatto che, essendo che il seme per germinare deve avere bisogno di umidità, no? Quindi deve essere interrato, no? Ecco, in questa stagione qua l'umidità può essere sufficiente perché possa germinare, insomma, ecco. No, perché vedete di parecchie rugiada intorno, quindi tendenzialmente in autunno umidità non ne manca, insomma. Non so se vogliamo dire qualcosa. Allora, sì, dicevo, questa macchina qui è degli anni 60, la vendo a Cuneo, ho comprato per seconda mano. E sì, ha delle caratteristiche abbastanza belle, innovative, anche se lei è vecchia, è studiata bene. E inizialmente lei era attaccata agli animali, al bue, ai cavalli in pratica, dopo hanno fatto l'attacco al terzo punto e va attaccata anche ai trattori. Le sue caratteristiche è che ha degli spianatori davanti per spianare la terra, ha i rompitraccia, cosa? Per questi denti qui, che sono regolabili. Anche lo spianatore è regolabile, poi ha dei solcatori mobili. I solcatori mobili sono questi qui, che in base alla pressione del terreno e col loro peso vincono la pressione del terreno. Gli solcatori sono abbastanza lunghi perché se c'è un sasso, un ramo, qualcosa si sposta, il grano trova tutto bello lavorato, esce da questo tubo, il grano esce dal tubo e questo qui li fa in modo di sotterrarlo appena appena. Poi c'è un rullo indipendente, perché il rullo è indipendente e lui gioca solo col suo peso, non col peso della macchina, non è fisso e lo puoi regolare, e questo è un bel sistema secondo me. E la tramoggia è che è tradizionale come le macchine moderne in pratica, e metti il grano qui. Il grano è in questo caso è conciato col verde rame, con l'osso crudo di rame. Allo scopo? E allo scopo, l'osso crudo di rame, ha lo scopo di preservare il seme da funghi che possono attaccarlo nel momento più delicato della germinazione. In pratica poi ci sono degli ingranaggi, una ruota, questa qui, al suo ingranaggio, fa andare questi ingranaggi e loro in base a questa misura mettono giù il grano. La misura è da 1 a 9, in questo caso siccome si tratta di uno strumento grosso faccio 7, se è un strumento un po' più piccolo faccio 6. Siccome qui si deve giocare anche un fattore di numero, se è grosso va di più chili, insomma. Questo è un registro per l'altezza della semina, e se io lo metto qui ha un'altezza, se io lo metto qua giù, in questo caso è chiuso e la ruota questa non fa più andare gli ingranaggi, vedi, questa ruota non fa più andare gli ingranaggi perché non si toccano, se invece io la abbasso la ruota fa andare gli ingranaggi. Questo mi regola la profondità del grano, in base, okay. Se è un terreno bello soffice posso metterlo più alto, se è un terreno un po' duro da vincere lo metto più basso, okay. Se lo alzo tutto invece mi si alza tutta la macchina. Quando c'erano i cavalli, siccome non c'era il sollevamento, c'era uno qui seduto che faceva così, lo agganciava, il cavallo si girava, okay. il grano non usciva, e poi quando andava sulla terra buona, lavorata, lo mollava giù. Ogni solcatore ha il suo peso per vincere. Bisogna stare attenti che questi tubi
Il grano in pratica entra in questi ingranaggi, come ho fatto vedere prima, va dentro nei tubi, ma sta sorprendendo che questi tubi non si come questo, vedi che si è intasato. Intasato dalla terra, perché la terra troppo fresca non andava bene, questa terra dovevamo aspettare. Quelle moderne, La terra deve essere asciutta. bella asciutta, sì. Quelle moderne invece hanno anche un compressore, le più moderne hanno un compressore, col trattore fa andare il cardano, fa andare un compressore, e sono macchine pneumatiche, perché è l'aria compressa che spinge il seme fuori. Delle volte io, dove c'ho problemi di uccelli o roba così, tiro via questi qui, tubi qui, faccio così, lo tiro via dal tutto, lascio cadere il grano da qui, come in quel castocco così, e poi vado con la fresa delicata, freso, così Ti gli presi un po'. uccelli Così sta sotto e non sta sotto premono. e gli uccelli non vedono la fila e non riescono, si stufano, insomma. Ma questa seminatrice funziona solo col grano o con qualsiasi No, con semente? qualsiasi semente non troppo piccola come l'erba spagna, però ho fatto il sorgo che è piccolo, ho fatto il grano saraceno che è piccolo. Per il frumento serve 2 quintali a ettaro, il grano saraceno serve 60 kg, il sorgo 50 kg, perché è piccolissimo, piccolo insomma, e anche perché ha altre caratteristiche. Però sì, semi duri, non